Ciao a tutti, io sono Stu Energy e benvenuti in un nuovo episodio della guida base di City Skylines. In questo episodio andremo a vedere a che punto siamo arrivati e andremo a capire come fare a tenere sotto controllo tanti parametri, tante cose che ci potrebbero sfuggire e potrebbero crearci dei potenziali grossi problemi. Come fare? Innanzitutto seguendo le InfoViews. Questo pannello che ci spunta qua di lato a sinistra e che ci dà adesso una mano, assolutamente, capita proprio a proposito, ci dà la possibilità di accorgerci o perché si presenta un problema, come ora non c'è abbastanza acqua, not enough water, oppure di prevenirlo. In questo caso, come vedete, ci sono un sacco di informazioni. L'unica cosa, questi pannelli sono per il 99,9% informativi, ce n'è solo uno che permette di modificare qualche cosa. Allora partiamo da quello che avete già visto: elettricità. L'elettricità, come avete visto, si forma a bolle, comincia dalla bolla centrale della zona che produce, dell'edificio che produce l'elettricità, si propaga da un edificio all'altro e per portarlo dove non c'è la bolla blu occorrono i tralicci, le power line. Okay. In questo caso possiamo anche cancellarle, perché vedete, basta che un solo di questi, di una sola power line sia dentro a una bolla o anche vicino, molte volte basta assolutamente vicino, che ci dà la possibilità di andare a distribuire l'energia elettrica per tutta la mappa. Questo indicatore deve essere portato sulla parte verde per avere la produzione superiore al consumo, sempre, sia per l'elettricità che per esempio per l'acqua. Per l'acqua invece, come vedete, ce ne sono due: c'è la disponibilità di acqua e il sewage, cioè il trattamento delle acque, che sono le fogne, che noi non è che trattiamo propriamente, ma semplicemente scarichiamo qua nel mare o nel lago, visto che in City Skylines non esiste l'acqua salata, ma vabbè, questo è un altro discorso. Come vedete, anche qui il consumo è di 26.000 e la produzione è di 24.500, e quindi siamo nel giallo, quindi ci sono queste zone che non sono blu, queste zone blu non sono servite all'acqua, ma noi ci ricordiamo che non abbiamo carenza di acqua, abbiamo carenza di budget, quindi andiamo ad incrementare il budget sempre per massimizzare il profitto, e adesso l'acqua ce la troviamo qua, lo andiamo ad aumentare ancora di più, l'elettricità lo stesso, andiamo un po' ad incrementarla, andiamo anche ad incrementare un pochino le strade, visto che siamo oramai, siamo arrivati a 1000 di popolazione, e così i nostri problemi per i primi due si sono risolti. Poi ci sono anche gli altri. Se voi li andate ad esaminare, questo è la percentuale di popolazione, che è, diciamo, lo stato più che altro della nostra città dal punto di vista di raccolta rifiuti. I camion vengono, spawnano qua, nascono qua dentro e fanno il giro, come abbiamo visto l'ultima volta. Qui siamo sul rosso perché siamo abbastanza lontani, però funziona, fidatevi che funziona. Infatti, come vedete, dovete guardare solo il landfill, perché noi non andiamo a processare nessun tipo di rifiuto ora, andiamo semplicemente a riempire qua. Non ci sono scuole e quindi ovviamente questa parte che ci dice l'education ci dà assolutamente rosso. Poi ci dà anche le scuole superiori e l'università, high school e university, e così via. A noi ci interessa adesso la felicità,
La felicità la dobbiamo far salire, la felicità dei nostri residenti non sale, ma quando raggiungeremo i parchi, allora faremo assolutamente salire la loro felicità. La salute va abbastanza bene, tranne questi, perché probabilmente sono un po' vicino, qui c'è un po' di rumore. Come fare a vedere il rumore? Andiamo qua sotto. Qui vediamo il vento, che l'abbiamo visto all'inizio per poter piazzare eventualmente le pale eoliche. E qui guardiamo il traffico. Il traffico siamo abbastanza messi bene, ma sappiamo già che questo non riuscirà a resistere. Quindi per adesso ci sarà questo, poi andremo probabilmente anche ad unirlo con un ponte dedicato. Ne faremo probabilmente uno qua e probabilmente uno più avanti, un cavalcavia. Il traffico più alto è e meglio è la percentuale che si riesce a snellire, ovviamente. C'è l'inquinamento lo dovete sempre avere sotto controllo e concentrarlo in un'unica zona. Come vedete si sviluppa attorno a tutte le cose inquinanti che io ho messo tutto assieme: industrie, centrale a carbone e discarica. Le concentro qua, lontano dall'acqua. L'acqua è qua, ok? Assolutamente. Il rumore, come vedete, qui è molto alto perché il rosso è molto forte. La percentuale ce lo dà abbastanza, difatti le zone rosse sono abbastanza presenti, e le zone e anche la zona commerciale crea rumore, ok? Quindi queste case qua probabilmente soffrono un po' del rumore. Adesso andremo ad aumentarlo perché la zona commerciale la metteremo qua. Però è normale. La copertura dei vigili del fuoco, la percentuale del crimine che ci dà appunto la, se serve, l'indicatore del se serve la polizia, e poi altre che le vedremo piano piano sotto. Soprattutto questa delle risorse naturali. Andremo probabilmente qui a fare la zona agricola e chi lo sa, da qualche parte forse una zona forestale. Qui c'è tanto petrolio, andremo poi a vedere anche la zona petrolifera e così via. Le InfoViews vi aiutano tantissimo. Questa delle Traffic Route è l'unico pannello che vi permette di modificare qualcosa. Andando qui nelle junction vi permette di mettere i semafori, di toglierli, mettere gli stop e così via. È l'unico pannello che vi permette di modificare qualcosa, questo qua, del traffico. Bene, la nostra città sta andando avanti, ha un'altissima domanda e quindi noi andiamo a zonare col nostro Marquee Selection. Come vedete, ci teniamo questo vuoto e aspettiamo di arrivare a raggiungere Tiny Town 1500 per raggiungere le aree dei parchi, le zone industriali, le zone pedonali che sono nuovissime, e andiamo anche a zonare un po' di zona commerciale qua. Per adesso, come vedete, non ci occupiamo della parte di decorazione, ma andremo poi anche a togliere delle strade, a mettere dei parchi, delle scuole, esattamente nei punti dove ci viene meglio. Bene, se vi è piaciuto questo episodio lasciate un pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento e segnalatemi se volete vedere qualche guida che non ho menzionato che riguarda la parte base. E
Vi ricordo che questi episodi sono fatti in collaborazione con Project Paradox Italia e qui i link li trovate nella descrizione del video qui sotto, così come i miei social ai quali vi potete iscrivere per rimanere informati su tutti gli sviluppi del canale, della serie e di tutti i miei suggerimenti e pensieri su City Skylines e anche altro. Attivate la campanellina, state informati e se volete vedere tutti questi episodi in anteprima, ricordate che se vi abbonate al canale li avete tutti contemporaneamente. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima!